Abbiamo invece una tradizione di interpretazione sostanzialmente opposta, che comincia con Tocqueville, cioè con uno dei grandissimi geni dell'Ottocento, che dietro le forti discontinuità, perché le discontinuità ci sono, hanno tagliato la testa al re, più discontinuità di questo, il terrore è una bella discontinuità, sono almeno 17.000 teste che rotolano. Ecco. Bene, dietro tutte queste discontinuità ci sarebbe una continuità, la continuità del rafforzamento dei processi di centralizzazione amministrativa già posti in essere nel Regno di Francia durante l'Antico Regime, processi che l'Antico Regime non riesce a portare a compimento per le proprie interne contraddizioni e frammentazioni e che invece la rivoluzione, prima Napoleone e poi, portano a compimento, così che lo Stato amministrativo francese esce perfettamente unitario e perfettamente funzionante come un orologio nel 1815. Alla fine dell'avventura napoleonica, il risultato è che la Francia è una macchina politico-amministrativa perfettamente funzionante, cosa che nessun re di Francia, nessun antico regime era mai riuscito a fare, però avevano impostato il processo. Ora, le continuità possono essere molte. Oltre a questa ci sono delle continuità economiche molto importanti, ad esempio la centralità della posizione dei contadini proprietari. Certamente vi sono anche interpretazioni che invece privilegiano il punto di vista della discontinuità, fondamentali quelle dei controrivoluzionari cattolici, che in tempo reale, in presa diretta, vedono due cose, che la rivoluzione è una discontinuità perché taglia la testa del re e contemporaneamente afferma che il fondamento della politica, la legittimazione profonda della politica, non è più Dio, ma è la nazione. Cosa per loro intollerabile, insopportabile, perché la nazione è composta di individui, gli individui non hanno la forza di sostenere sulle proprie spalle il peso dell'organizzazione politica. E l'altra grande cosa che vedono i controrivoluzionari, e su cui insistono molto, e questo è un tema su cui voglio invece attirare la vostra attenzione, signore e signori della giuria, è che la rivoluzione non la fanno i rivoluzionari, ma si fa da sola, ovvero che nessun rivoluzionario sopravvive alla rivoluzione, ovvero che nessuna idea politica orientata, finalizzata a un certo obiettivo ha successo. Tutte entrano in campo. La rivoluzione francese è un bazar di costituzioni, è un bazar di ordinamenti politici, è un bazar di ideologie, è un bazar di partiti. Tutto quello che c'è nell'Ottocento e nel Novecento, a parte il marxismo, nasce lì dentro. Bene, nessuno di questi soggetti politici, rivoluzionari, riesce a portare a compimento i propri progetti. È come se la rivoluzione mangiasse, divorasse i propri figli. Ovvero, e questo è il punto fondamentale, è come se la rivoluzione, invece che essere il trionfo dell'azione umana, dell'agire libero, responsabile, razionale, strategico, orientato allo scopo, cioè quello che noi vogliamo che sia la politica, no? Costruire un ambiente collettivo fatto da noi, che noi comprendiamo. Ecco, è come se la politica rivoluzionaria, che afferma violentemente questi obiettivi, in realtà, questi obiettivi di azione, in realtà si riducesse ad essere una politica insensata, automatica, che si muove da sola, che non è capace di prendere una direzione, un orientamento, le prova tutte, ma va avanti con una casualità assoluta. Rispetto ai principi, quello che trionfano sono le circostanze. E naturalmente i controrivoluzionari che ragionano in termini teologico-politici dicono certamente, e non può non essere così, la rivoluzione è opera del diavolo, il diavolo
come si dice, fa le pentole e non i coperchi, non riesce mai a portare a compimento i propri progetti, riesce a creare il caos, ma non riesce a creare l'ordine. Ma se noi eliminiamo questo discorso teologico-politico un po' infantile, noi vediamo che c'è nei controrivoluzionari una serie di intuizioni che vengono riprese dalla critica successiva, cioè l'idea che la rivoluzione non ha un corso ordinato. Non ha un corso, non è come la rivoluzione bolscevica che si è posto un obiettivo e in pochissimo tempo l'ha raggiunto. No, è un meandro, è un fiume che continuamente torna su se stesso. Un altro grande elemento di contraddizione è dato dal soggetto, l'idea cioè che si fa la rivoluzione contro lo Stato e lo Stato aumenta il proprio potere. Si fa la rivoluzione per far sì che la politica sia il regno della razionalità umana e invece diventa il regno del caos. Si fa la rivoluzione perché il soggetto sia il signore, prima di tutto di se stesso, e sia il centro degli ordinamenti, e poi nella rivoluzione, soprattutto nella sua fase cruenta, nella sua fase terroristica, il soggetto scompare. E qui abbiamo delle considerazioni molto, molto notevoli, ancora una volta, da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, quando dice che il principio della rivoluzione si manifesta in tutta la sua astrattezza perché alla fine fa cadere le teste tagliandole come se fossero teste di cavolo. Oppure, una considerazione non vegetale ma animale, Taine, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, il giacobinismo è una follia sanguinaria che dà origine a una zoologia scimmiesca. Gli uomini non sono più uomini, ma sono delle scimmie, cioè la rivoluzione, invece che far diventare il soggetto signore di se stesso, portare alla luce, ad evidenza gli elementi di umanità, porta alla luce, porta ad evidenza, fa emergere il lato primitivo dell'uomo. Critiche da destra, molte, ma anche ex post, da sinistra, cioè la rivoluzione è un fatto borghese, certamente è un fatto grande, un fatto importante, ma non riuscirà mai ad andare oltre un certo limite e poi dà origine a una reazione, appunto Termidoro, e è sostanzialmente una grande incompiuta. Che deve trovare compimento in una rivoluzione pienamente democratica, e sarà il 48, o dopo il fallimento di questa, nella Comune del 1870, o dopo il fallimento di questa si sposta l'asse della storia universale, si sposta a est, e sarà la Russia, con Lenin appunto, che pretende di essere il compimento della rivoluzione francese. Dunque, da destra e da sinistra, si vede nella rivoluzione certamente un momento fondamentale per la storia politica dell'età contemporanea e al tempo stesso si vede la rivoluzione carica di contraddizioni. Si vede che non riesce ad andare dove vuole andare, anzi, in realtà non si capisce neanche dove vuole andare. A queste critiche da destra e da sinistra, da parte mia, ne avanzo una di centro. Io non sono un uomo di centro, ma di centro in questo caso vuol dire strutturale, non ideologica. Ripeto, qui non stiamo a dire che i tre grandi principi sono giusti o sono sbagliati. Stiamo facendo un discorso, cioè il problema della rivoluzione non è nelle tre affermazioni, ma nelle dinamiche che la rivoluzione pone in essere. E dunque la mia accusa non,
non vuole avere un lato patetico. Non dirò quanto è brutto tagliare la testa al re, quanto è triste tagliare la testa a sua moglie, tagliare la testa a Condorcet, tagliare la testa ad Andrea Chenier e a tutte le vittime più o meno illustri. Potremmo spendere qualche parola in più su quanto è brutto massacrare i Vandeani, ma non tanto per fare del pietismo, perché, ripeto, le rivoluzioni non sono un pranzo di gala. Però certamente, certamente la Vandea, cioè quel territorio occidentale alla foce della Loira, che era fortemente antirivoluzionario, fortemente conservatore, fortemente cattolico, che ha reagito appunto ai decreti di leva in massa, creando qualche cosa di simile al nostro brigantaggio, solo in grande stile. Beh, lì dal 93 in poi, dal 93 al 94, ma ci sono state le guerre vandeane, se ne contano quattro di guerre vandeane, lì c'è stato una, diciamo così, reazione da parte del centro, Parigi, contro la Vandea, che ha avuto caratteristiche di straordinaria ferocia, con famosi, no? Annegamenti, buttati dentro le paludi, donne e bambini, avvelenamenti, gasazioni, chiusi dentro le case, affumicati con il fosforo, e saponificazioni, i cadaveri adoperati per far sapone. Pare che ci siano stati, non si sa bene quanti, ma insomma una stima, 200.000 morti, cioè il 15% della popolazione. 15% della popolazione è molto. Sentite qualche decreto della Convenzione e del Comitato di Salute Pubblica, che ne era l'organo esecutivo. Distruggete la Vandea, ecco il tizzone politico che divora il cuore della Repubblica. Bisogna colpirla, bisogna devastarla fino a quando possono sopportare. Oppure, entriamo nel paese insorto, vi do l'ordine di dare alle fiamme tutto quanto può essere bruciato e di passare a filo di baionetta qualsiasi abitante incontrerete sul vostro passaggio. So che può esserci qualche patriota in questo paese, è lo stesso, dobbiamo sacrificare tutti. Il decreto del gennaio 94, sempre della Convenzione, tutti i briganti che saranno trovati armi alla mano saranno passati a filo di baionetta. Si agirà allo stesso modo con le donne, le ragazze e i bambini. Neppure le persone semplicemente sospette dovranno essere risparmiate. Tutti i villaggi, borghi, le macchie, tutto quanto può essere bruciato sarà dato alle fiamme. Non per fare del pietismo, quindi, ma voi capite che un meccanismo politico, la rivoluzione, che mette in moto un processo di questo tipo, ha un problema in sé. Ha un problema. Si tratta di capire quale. L'hanno colto. Il problema è sostanzialmente che il massimo, la pretesa massima, cioè tutto sotto controllo della ragione umana, si rovescia nel massimo di fatalità automatica, cioè si fa quello che le circostanze di volta in volta ci dicono di fare senza che noi pensiamo alle conseguenze, senza un progetto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una politica, e questa è la vera grande accusa, una politica fatta di principi generali, libertà, uguaglianza, fraternità, ragione, progresso, trasparenza, vogliamo dire diritti umani, grande dichiarazione. Una politica fatta di principi generali è una politica che è priva di concretezza, e quando incontra qualche cosa di concreto
non sa letteralmente che cosa fare se non spazzare via l'ostacolo e basta. Cioè un rullo compressore che non è capace di produrre forme, produrre ordini. Proprio la strattezza è il problema della rivoluzione. Lo videro tutti in quel momento. Il più grande dei controrivoluzionari, Burke, lo disse subito, non dal punto di vista dei controrivoluzionari cattolici francesi, Burke era un liberale inglese, ma tutti capirono che in quel momento, come ha detto un importante storico francese, in quel momento la politica è diventata qualche cosa che aveva a che fare con la filosofia, cioè, diciamo meglio, con l'ideologia, e non più con la concretezza. Il che vuol dire che la politica entra in una fase necessariamente in cui c'è il cortocircuito fra la strattezza e la violenza. In mezzo a strattezza e violenza, in mezzo c'è l'ideologia. E questo è il destino della età contemporanea aperto dalla rivoluzione. Questa è la vera accusa che si può fare alla rivoluzione. Ma stiamo attenti, questa accusa ha senso se noi capiamo che è un'accusa che coinvolge anche noi. Cioè che noi, guardando la rivoluzione, guardiamo la nostra origine, certo, i nostri valori, certo, ma soprattutto guardiamo la rivoluzione e vediamo che è lì che comincia la nostra vicenda di continuo avvitarci su noi stessi, di pensare alla politica come a qualche cosa che ha a che fare con la imposizione di un'idea sulle cose di questo mondo. Voi direte, oggi non è più così. Non è vero, oggi è ancora così, ma questa imposizione di un'idea sulle cose di questo mondo, questo assoluto astratto che si cala sulla terra, non è più la politica, ma è l'economia. Ma in ogni caso, fino a ieri, da quando si è aperta la fase della rivoluzione, non si è mai chiusa. La rivoluzione è stata tanto un grandissimo vuoto, cioè uno svuotamento della politica. La politica è la dimensione in cui si può fare di tutto perché l'essere umano con la sua ragione ha la potenzialità, la capacità di costruire un ordine a misura d'uomo. Ed è al tempo stesso la politica una dimensione in cui si può fare di tutto. Cioè in quel vuoto possono essere ospitati tanti progetti diversi, conflittuali l'uno rispetto all'altro. Un'annotazione, anche i fascismi che erano violentemente antirivoluzionari, contro gli immortali principi, bene, anche i fascismi agiscono in quello stesso modo, dentro quelle stesse coordinate aperte dalla rivoluzione francese. È una specie di imbuto, di un ingorgo a cui non ci si sottrae. La rivoluzione francese, e chiudo, ha una colpa, quella di affermare la perfetta costruibilità della politica da parte degli uomini, della loro ragione. Ha la colpa di credere a questa perfetta costruibilità e ha la colpa di farcelo credere. Tutti siamo rimasti affascinati, per tutti è stata una splendida aurora. Ce l'ha voluto far credere, abbiamo creduto. Il suo vero reato non è il regicidio, il suo vero reato non è il terrore, nemmeno la Vandea, che insomma era un bel po' di reati, ma il reato fondamentale è qualcosa di molto modesto e molto radicale al tempo stesso. È quello che viene descritto all'articolo 661 del codice penale italiano.
abuso della credulità popolare. Chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Io chiedo questa condanna. Come vedete, è una condanna modesta, non c'è ghigliottina, c'è la rivoluzione se la cava con poco. E tuttavia c'è una pena molto grave implicita qui. Cioè bisogna che qualcuno ammetta di aver tentato di farci credere qualche cosa a cui sarebbe stato meglio non credere, e noi da parte nostra dovremmo ammettere che proprio caderci fino in fondo in quell'adescamento rivoluzionario è stato per molti versi un errore. Insomma, condannando la rivoluzione diamo una mano anche alla necessaria critica di noi stessi, e vi ringrazio.